Per noi è stata dura, una grande soddisfazione, una grande rimonta. Volevamo rimettere a posto le cose relativamente al secondo posto, quindi ce l'abbiamo fatta. È giusto festeggiare questa, ma adesso ci aspetta la fase che più ci interessa e che dobbiamo necessariamente affrontare al meglio. Proprio riguardo la fase nazionale, che cosa ti aspetti dai tuoi ragazzi e soprattutto come pensi di prepararla? Perché chiaramente si tratterà di una coda abbastanza lunga, no? Nel caso vada tutto per il meglio. Sono quattro partite, più gestibili, nel senso che è un'andata e ritorno, la partita d'andata e partita di ritorno, quindi insomma la gestiremo sicuramente allo stesso modo, perché quello che ci siamo detti con i ragazzi quando sono arrivato è che bisognava vincere, punto. Bisogna attaccare, vincere e fare il massimo. L'abbiamo fatto, stiamo continuando a farlo. Spero che vada bene anche nel futuro prossimo. Una parola anche sul tuo gruppo, perché ti ho visto veramente saldamente al comando di un gruppo importante, no? Si vede che c'è intesa forte tra di voi. Gruppo di ragazzi, di giocatori forti, ragazzi eccezionali che veramente hanno saputo affrontare momenti di difficoltà estremi, perché poi quando parti per vincere all'Aquila non è semplice, devi vincere e basta. Purtroppo la prima parte di campionato non è andata così, è stata durissima recuperare, però ce l'abbiamo fatta. Adesso però insomma godiamoci oggi, perché devono godere soprattutto i ragazzi di quello che hanno fatto, e poi prepareremo le altre partite, insomma, dai. Insomma, vai tu a ruota libera con le tue emozioni per quello che avete vissuto oggi. Guarda, le emozioni di oggi non sono nulle alla settimana che abbiamo passato. Guarda, la gioia ce l'abbiamo nel cuore, perché abbiamo vinto questa partita e la vogliamo dedicare a Tommaso. Mi viene da piangere, che è stata una settimana durissima, e questa è stata la cosa più bella, poter dedicare la vittoria a questi bambini. Riguardo la squadra che hai visto in campo, riguardo, parliamo un attimo di gioco. Una grande squadra, oggi i ragazzi stavano benissimo, meritata, insomma la squadra, la partita penso che l'abbiamo strameritata e abbiamo giocato dal primo all'ultimo minuto, sono contentissimo. Ti aspettavi un approccio così positivo e così aggressivo contro un avversario come Giulianova? Sì, me l'aspettavo, perché ho visto i ragazzi molto carichi, erano proprio carichi a pallettoni, e si è visto subito, ci ha detto bene per una volta a sbloccarla subito, e poi ovviamente Giulianova insomma ha sofferto un pochino questo nostro inizio gagliardo. Cosa ti aspetti dalla fase nazionale? La fase nazionale è durissima, noi fino a che dobbiamo andare sempre con questo atteggiamento, sempre con l'atteggiamento umile, non abbiamo fatto nulla e quindi testa bassa e pedalare. Mister, il campo insomma ha promosso l'Aquila alla fase nazionale, però c'è veramente uno spettacolo splendido, no? Sì, vabbè, siamo orgogliosi di questa gente, siamo orgogliosi dell'attaccamento che ci hanno trasmesso, perché io penso che abbiamo fatto un campionato con un attaccamento alla maglia non da poco. Niente, siamo arrivati qua, all'inizio avevamo parlato e avevamo detto di salvezza, e siamo venuti qua a giocarci uno spareggio per continuare a sognare. Penso che abbiamo fatto veramente un ottimo campionato. Penso che forse più di questo non potevamo fare. Siamo tristi per tutta questa gente che si è spostata, tutta questa gente che ci ha amato in questo anno, perché noi abbiamo riniziato da zero, e quindi siamo contenti che siamo arrivati qua, però è normale che perdere non è mai bello, non è mai piacevole. Se dovessimo fare una battuta, magari ecco, parliamo proprio di campo, sull'approccio nel primo tempo, cosa è mancato secondo te? È mancato secondo me un pochettino pure di esperienza abituati a questo tipo di prestazione. Noi abbiamo notato che si è vista tutta la giovinezza che in tante partite ci ha portato a essere spregiudicati, a essere belli. Invece l'approccio di questa partita è stata una cosa un pochettino che loro si sono preoccupati più del dovuto. Io in settimana ho cercato di fare tra virgolette il pompiere, perché immaginavo che della loro tensione magari loro su diversi troppi giocatori hanno un'esperienza che l'hanno vissuta sicuramente in un altro modo questo tipo di partita. Però ripeto, io sono contento di quello che veramente ve lo dico, di quello che abbiamo fatto. Ringrazio
se mi permettete, ringrazio il presidente, il vicepresidente. Chiamiamolo. Sì. Ale. Sandro. Ale. Ringrazio loro, ringrazio Dio soprattutto che mi ha dato questa possibilità, perché è una cosa importante per me. Ringrazio mia moglie che mi sopporta, ringrazio tutti, però soprattutto, come ti ho detto, ringrazio loro perché mi hanno dato questa grande possibilità di fare questo sogno. Ci dispiace perché, ripeto, arrivare qua è un onore, però ci dispiace perché perdere non è mai piacevole. E poi infine voglio ringraziare, ma non infine, ma tutti i giocatori, dal primo all'ultimo, perché credetemi, mi hanno dato veramente quello che, al di là di ogni aspettativa, quello che loro ci avevano, mi hanno dato. Cioè, questi ragazzi si sono meritati questo tipo di campionato, perché si sono messi a disposizione fin dal primo giorno con umiltà, come caratteristica della nostra società, con molta molta umiltà. Noi abbiamo, dovunque siamo andati, abbiamo sempre onorato il campo, l'avversario e il pubblico. Tutto qua, questo è il nostro dispiacere, però va bene così. Presidente. Ciao. Allora, lo spettacolo chiaramente ha parlato da sé. Per quello che riguarda la città, mi avevi detto già, insomma, in anticipo che la vostra grandissima soddisfazione era quella di aver riacceso Giulianova. Il campo ha detto altro purtroppo, sì, riguardo, insomma, ai 90 minuti, però si ripartirà con la stessa voglia, con lo stesso entusiasmo. Come fai a non ripartire con una città che si è riaccesa? Parlano le immagini, parlano i fatti. Purtroppo oggi la partita si è messa male, non voglio parlare dell'arbitro perché comunque sia loro hanno giocato meglio, però ho capito, c'è un rigore che non è inesistente, un gol su un fallo di un difensore, ma comunque sia l'Aquila ha meritato. Gli faccio più grosso in bocca al lupo per il proseguo di queste fasi finali. Noi siamo orgogliosi e contenti all'infinito di quello che abbiamo realizzato quest'anno, sicuramente un sogno, sicuramente un esempio da prendere per tante altre società. Noi con giovani per la prima volta che scendevano in gamba in un campionato di eccellenza abbiamo fatto qualcosa di magnifico, di unico, quindi non posso che essere contento e voglioso per ripartire subito già da domani per capire come bisogna muoversi per il prossimo anno. Anche perché abbiamo parlato un po' di inesperienza, forse con il mister, diceva, con i ragazzi. L'anno prossimo, insomma, ci sarà un po' di esperienza in più per provare a... Sì, dai, quest'anno abbiamo fatto un campionato per imparare. Noi siamo umili e siamo rispettosi della categoria, quindi abbiamo capito che comunque sia noi abbiamo fatto benissimo. Ma poi in queste partite conta tanto l'esperienza, conta tanto... L'esperienza conta, ma noi non, credimi, ma non lo dico giusto per dire, io sono felicissimo di quello che abbiamo fatto quest'anno e sicuramente una partita non può cambiare tutto quello che di buono sia stato fatto, quindi si ripartirà dagli sbagli fatti per cercarli di evitarli per il prossimo anno. E ti ripeto, noi abbiamo vinto il nostro campionato, l'ho detto a fine campionato, lo ribadisco adesso e quindi sono felicissimo, è normale. Dispiace per la sconfitta di oggi, faccio veramente i complimenti all'Aquila affinché possa raggiungere il loro obiettivo. Noi il nostro obiettivo per quest'anno l'abbiamo raggiunto, quindi siamo felici e contenti di questo.